Dottor Rinaudo, l'argomento c'è tutto ed è molto sentito da parte dei comuni. Il riferimento è sempre lo stesso, i tragici fatti di Piazza San Carlo. Però ribadiamo che alcune norme della circolare Gabrielli esistevano ed esistono oggi. Facciamo riferimento a quella che è la normativa, a quelle che sono le disposizioni delle varie circolari che sono state emanate, che erano vigenti prima della data del 3 giugno e sono entrate in vigore poi successivamente. Sicuramente l'episodio di Piazza San Carlo ha dato un impulso a una maggior attività di prevenzione e quindi si è cercato con due circolari fondamentali, quella del 7 giugno 2017 e 19 giugno sempre del 2017, una del dottor Gabrielli e l'altra di Frattiani, capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, a cercare di dare le indicazioni precise su quelle che devono essere le attività che si devono svolgere in previsione di un'organizzazione, di una manifestazione alla quale parteciperà sicuramente un rilevante numero di persone. Questo è il quadro con cui ci si deve oggi confrontare. Dire che prima ci fosse già una normativa è vero, perché c'era la circolare Gabrielli che precedeva di pochi giorni gli eventi di Piazza San Carlo, quella del 27 maggio 2017, dove già erano enucleati i punti principali che poi ritroviamo nella circolare del 7 giugno. Questo è il quadro con cui ci si deve confrontare nel momento in cui si programma e si organizza una manifestazione o un evento a rilevante impatto diciamo così organizzativo e sociale per la partecipazione di persone. Come dirò dopo, bisogna fare riferimento non solo e non tanto alla quantità di persone che accedono alle manifestazioni, ma soprattutto alla tipologia delle persone, perché gli eventi sono differenziati a seconda dei partecipanti, perché un conto è una manifestazione religiosa, un conto è una manifestazione politica, un conto è una manifestazione sportiva, un conto è una manifestazione di pubblico spettacolo alla quale, e poi anche tener conto dell'età dei partecipanti. Quindi sono tutti frammenti di valutazioni che devono essere fatte attentamente. La sensazione, e qui chiudiamo, che alcuni organizzatori invece questo elemento particolare di cui lei parlava prima non lo colgano e in qualche modo vedano più i limiti e i divieti e le prescrizioni della circolare. Che la circolare ponga tutta una serie di paletti, anzi le circolari pongano una serie di paletti è evidente, perché mirano a tutelare l'incolumità pubblica per quanto riguarda gli aspetti di safety, mirano a tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico per quanto riguarda la security. È evidente che l'organizzatore non può pensare di appaltare un determinato prodotto senza tener conto di questi elementi. E qui è in gioco la vita, come ben sappiamo, delle persone che partecipano, perché l'attività di prevenzione deve essere mirata a sì prevedere i possibili eventi nefasti determinati, ormai sappiamo perfettamente con quale realtà ci dobbiamo confrontare, parlo di terrorismo o di altri fenomeni che si stanno manifestando e che abbiamo scoperto in questi giorni, ma dobbiamo anche confrontarci con quello che può essere il banale incidente all'interno di una manifestazione, non semplicemente al fatto eclatante, la bomba o il camion guidato dal terrorista che piomba sulla folla. Quindi l'organizzatore deve per forza di cose prevedere tutto questo e sicuramente qui entrano in gioco poi degli aspetti economici che
che l'organizzatore deve tener conto, e quindi una manifestazione ha dei costi, se la si vuole fare bisogna andare ad affrontare anche questo aspetto.